riconoscere la mano di Dio e il soffio vitale della sua parola che accende la vita delle persone laddove questo accade. E abbiamo bisogno di saperlo vedere, altrimenti questo è un tempo solamente disperante. C'è un'alleanza di tutti gli uomini e le donne di buona fede che può e deve essere instaurata ed è l'unica via per salvarci insieme. E noi cristiani abbiamo una responsabilità speciale, perché noi cristiani siamo, lo dico, con un po' d'orgoglio e forse un po' di presunzione, possiamo essere più bravi di altri nel riconoscere il nostro sbaglio, perché la parola di Cristo ci aiuta ad avere occhi così. Vorrei un applauso per questa storia. Ci buttiamo anche un po' di acqua delle nostre sorgenti. A proposito, anche la camminata che abbiamo messo in programma domani non sarà una semplice scampagnata, un'escursione, ci sarà anche qualche riflessione sul tema dell'acqua, del bene dell'acqua nei suoi simboli, così come la storia, la tradizione dell'arte, della cultura di questa valle ce l'ha consegnata. Posso leggere? Cioè, le montagne vengono richiamate in due paragrafi della Laudato Si, l'84 e il 234. Bellissimi. Io leggo solo alcune frasi, perché vorrei che ci restassero. Tutto l'universo materiale, a paragrafo 84 scrive Francesco, tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. Io arrivando qui sono passato per il lago di Carezza e mi tornavano in mente queste parole come un regalo di Francesco. La storia della propria amicizia con Dio, scrive ancora il Papa, si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, quante volte l'ho fatto anch'io con i miei scout quando camminavo le Alpi o l'Appennino, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità. E questo è nel capitolo quarto, questo paragrafo, quello nel quale il Papa parla del messaggio in ogni creatura, nell'armonia di tutto il creato. E poi più avanti, nel capitolo che dedica ai segni sacramentali al riposo celebrativo, il Papa fa un'ampia citazione a San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c'è di buono nelle cose, nelle esperienze del mondo, tra virgolette, si trova eminentemente in Dio in maniera infinita, o per dire meglio, egli è ognuna di queste grandezze che si predicano. Non è perché le cose limitate del mondo siano realmente divine, ma perché il mistico sperimenta l'intimo legame che c'è tra Dio e tutti gli esseri, e così sente che Dio è per lui tutte le cose. Se ammira la grandezza di una montagna, eccoci qua come possiamo non farlo, non può separare questo da Dio e percepisce che tale ammirazione interiore che gli vive deve depositarsi nel Signore. Le montagne hanno delle cime, sono alte, imponenti, belle, graziose, fiorite e odorose. Come quelle montagne è l'amato per me, nuova citazione da San Giovanni della Croce. Le valli solitarie sono quiete, amene, fresche, ombrose, ricche di dolci acque. Per la varietà dei loro alberi e per il soave canto degli uccelli ricreano e dilettano grandemente il senso e nella loro solitudine, nel loro silenzio offrono refrigerio e riposo. Queste valli è il mio amato per me. San Giovanni della Croce, citato integralmente da Francesco, penso che sia la fotografia interiore addirittura, oltre che esterno, del luogo dove siamo, no? Ci voleva anche questa citazione. Grazie Marco. Adesso farei un momento di intervallo prima di passare a un breve scambio finale. Noi volevamo pensare ad un piccolo ricordo che potesse poi tornare nella redazione di Avvenire, assieme anche al direttore generale, gli altri poi
collaboratori, però abbiamo voluto essere sobri, così come domani faremo anche un pranzo al sacco, perché ha laudato sì anche sobrietà, no? E allora abbiamo commissionato un piccolo omaggio molto simbolico ad un altro protagonista di questa festa, che è qui presente, il disegnatore Fabio Vettori, il papà delle formichine, prego Fabio, che è un uomo di montagna, che è molto amato anche da me, benvenuto, di sorpresa. Lascerei Fabio presentare a te questo collaboratore. Buonasera a tutti, beh, dopo questo bombardamento che ci hai fatto, insomma, portiamo un pochino più di... No, eccezionale, insomma, senz'altro. Io ti ho fatto un disegno perché qua anche Diego è stato, così mi ha stimolato su questo fatto, e allora ti ho portato un disegnino, una cosa molto tranquilla, visto che ami questi posti. E qua ti ho fatto appunto, qua che stai attraversando un ponte sull'Avisio, perché la festa è oltre l'Avisio, ma anche dall'altra parte dove andremo domani, nelle varie chiese, nel vario giro, insomma, questo è un pensiero per tutta la famiglia di Avvenire e di Vita Trentina. Esatto, visto che questo è un pensiero, è una cosa di fastidio. Io pregherei anche a Fabio Vettori così di raccontarci solo in un minuto l'esperienza di cui è stato protagonista nel giugno scorso. Domani ci parlerà di questo suo libro che raccoglie le parole di Papa Francesco ai giovani. Però Fabio è reduce da un'esperienza particolare, ce la racconti brevemente. Sì, grazie Diego che anche voi col vostro giornale ci siete stati vicini in questa avventura, come anche a Avvenire ne ha parlato, insomma. In seguito appunto a questo libro è venuta fuori l'idea, è saltata l'idea di portarlo al Papa a Roma, insomma è stata l'impresa più arrivare al Papa, che siamo ancora in itinere, ma noi siamo andati a Roma in bicicletta, siamo partiti in 7 persone da Trento, abbiamo fatto un percorso di 7 giorni, arrivando anche ad Assisi ovviamente, dove abbiamo fatto tappa, io ho cercato di legare le tappe alle persone che conoscevo, ci sono riuscito perché nel tempo, siccome anche io sono stato a Roma per alcuni anni per questioni commerciali, sono sempre andato e venuto veloce come una freccia e dico, cavolo, si può anche andare con più calma, no? E guarda, abbiamo provato ad andare in bicicletta, io non sono un ciclista così per hobby della domenica, però per noi è stata una bellissima avventura, anche perché poi il Papa ci ha stimolato in questo anno della misericordia a fare un pellegrinaggio. Ma andate e ritorno in bicicletta? No, solo andate. Fase in discesa. No, ti assicuro che è stata dura anche in discesa. No. Come insegnava Francesco Mosè, ci ha vinto tanto, sa quello che fa. Esatto. No, grazie a te dell'interesse, insomma, grazie a te. Buonasera. Chi vuole domani ci vediamo, insomma, alle 5:30. Saremo in piazza probabilmente, forse riusciamo anche a fare una cosa più semplice, invece che qui, domani alle 5:30 in piazza. Prego, Marco, grazie Fabio. Fabio Vettori, uomo di montagna, faceva il maestro di sci anche Fabio, ed è lettore di Avvenire almeno da una 20 anni, perché ci confrontavamo volentieri sui vostri pezzi. Bene, allora io vi passerei il microfono, perché probabilmente le domande che ho fatto non erano sicuramente esaustive, ecco, quindi vinciamo questa piccola distanza che c'è, io affido. C'è un tesoro di formiche qui dentro. Sì, un tesoro di formiche. Affido grazie a Paolo, il nostro collaboratore di Vita Trentina, se volete gentilmente porgere qualche domanda, la libertà è massima, insomma, ecco, noi abbiamo cercato, appunto, Marco ha cercato non tanto di parlare delle nostre testate, il lavoro che stiamo facendo, insomma, la passione e soprattutto la sua, così sia emersa, ecco. Per quanto riguarda anche la diocesi di Trento, la giornata della salvaguardia del creato da qualche anno è molto sentita e viene vissuta in modo interdiocesano, con Bolzano Bressanone, con Belluno Feltre, con Como come diocesi alpine. Sono 7-8 anni che facciamo una camminata in stile ecumenico, cioè partecipano anche le componenti delle altre fedi, e insomma sì, penso che già lo scorso anno ha acquisito un significato ancora più importante. Vediamo chi gentilmente rompe il ghiaccio, vuole sapere magari anche qualche informazione che non abbiamo dato, o anche qualche domanda di attualità, prego. Eccola sulla signora.
Intanto che porta il microfono, Socci ha scritto che il Papa si è occupato di spazzatura e di raccolta differenziata, invece non vuole rispondere a questa domanda, ha ragione. No, io rispondo a qualunque domanda, dico sempre. No, io, è stato eloquente. Io ho un'ammirazione umana per Antonio, per quello che ha vissuto a fianco di sua figlia, quindi un'empatia forte per tutto questo. Su tutto il resto il disaccordo è totale. Credo che quando uno mette degli occhiali offuscati poi vede tutto scuro e tutto travisato. Bisogna saper rompere le lenti sbagliate ogni tanto. Buonasera, io chiedo scusa, volevo fare una domanda. Intanto mi chiamo Rita Ferri e vengo da Perugia. Ah, quindi un'altra umbra, malata di umbritas. Ecco, è fuori il mio accanto qui. Però siccome siamo arrivati in ritardo, potrebbe averne parlato, quindi mi scuso. Cioè io volevo chiedere questo, in merito all'ecologia integrale, di cui Papa Francesco parla appunto nell'enciclica e che trovo molto interessante, quando parla appunto che l'ecologia non riguarda solo l'ambiente, ma riguarda soprattutto anche l'ecologia delle relazioni, l'ecologia della coppia, della famiglia, nei vari ambienti di vita. E io credo che questo è un punto sul quale bisogna riflettere, perché viviamo in un mondo molto individualista. Quindi ecco, questa ecologia integrale, se ci dice due parole, se non è stato già detto prima, e quindi mi scuso magari. Grazie. Facciamo subito qualche risposta, anche per non farla troppo lunga. È evidente, abbiamo parlato non in profondità in tutti gli aspetti possibili, della dimensione razionale forte, che è quella fondamentale. Lei tocca un punto chiave. Il tempo in cui siamo è un tempo segnato dalla volontà, la metto così, i poteri, anche ben individuati, che lavorano per la costruzione di una società umana imperniata sulla solitudine delle persone. Le persone sole, qualcuno direbbe il monadismo, ridotti a monadi, a persone isolate. Le persone sole sono più fragili, sono più manipolabili, sono consumatori ideali, si consumano esse stesse, sono consumabili. Le persone che sono in relazione forte, e la relazione fondamentale prima è quella familiare, quella generativa per eccellenza, l'incontro duale, uomo-donna, è l'antidoto a questo processo di isolamento. Dico spesso che siamo nel tempo delle tre o quattro I, tempo dell'isolamento, dell'isterilimento delle persone e dell'incattivimento, che sono tutte collegate le cose. Le persone sole sono sterili, sono più capaci, non sono in condizioni generali molto spesso. C'è una generatività che è materiale e che è spirituale. Noi cristiani lo sappiamo meglio di chiunque altro. Quando ci vengono a spiegare che non bisogna essere per forza padri e genetici di una persona per essere davvero padre e madre, e non lo sappiamo, quanti padri e madri spirituali conosciamo, quanti sacerdoti, quanti religiosi e religiose, quanti normalissimi padri e madri di famiglia che non hanno avuto figli perché la natura non gliel'ha concesso, ma hanno saputo essere generativi in una maniera spettacolare nella loro vita, mettendosi in gioco. Sappiamo che è possibile questo e non giudichiamo la generatività di nessuno su questo piano. Quello che però non si può mistificare è che un uomo e una donna nascono sempre dall'incontro di un uomo e di una donna. E se tu rompi questa relazione forte e la separi dalla realtà di vita delle persone, crea un meccanismo diverso, che è di produzione della vita fuori dalla integralità che ha una base naturale e un vestito anche culturale, quello che gli abbiamo dato nei secoli, che è la famiglia. Così come riusciamo a concepirla. E se la porti fuori da quella c'è l'industria. Dico sempre, sempre, c'è il bancone del laboratorio che continua nel bancone del mercato, dove le persone diventano prodotti come qualunque altro prodotto. Tant'è che il mondo nel quale stiamo vivendo inclina a diventare un mondo nel quale i figli si programmano e si fanno su base di catalogo.
dove le donne diventano pure fattrici dei figli, anche per altri, pagamento, la battaglia sull'usura in affitto che stiamo facendo, una battaglia che abbiamo cominciato da soli. Io ne ridisco quando qualcuno mi manda lettere spiegandomi perché non parlate dell'usura in affitto. Gente non ha mai letto Avvenire, non sa che Avvenire ha cominciato a parlarne quando non ne parlava nessuno in questo paese. Nessuno! E poco anche nel resto del mondo. E che dopo 7-8 mesi abbiamo siamo trovati a fianco le prime femministe scandinave, poi quelle francesi, poi quelle americane, quelle italiane sono arrivate per ultime. Dopo che abbiamo fatto un'intervista noi di Avvenire a Silviana Kaczynski, la leader del movimento filosofa accademica francese, leader del movimento femminista in Francia, che ha dato delle parole d'ordine su questa cosa, allora hanno cominciato a parlare anche alcuna parte del movimento femminista italiano sulla questione con molta nettezza e assonanza totale sul fondamentale. Io credo che le battaglie non si facciano da sole, anche questa è relazione. Non pretende di fare le battaglie fondamentali per l'umano da soli. Le battaglie fondamentali si fanno insieme e i cristiani sono vocati a fare le battaglie di giustizia con chiunque sia disposto, gli uomini e le donne di buona volontà, quelli amati dal Signore, dice il Signore. Grazie. Grazie. Buonasera, intanto mi scuso perché sono arrivato tardi, ma ho colto abbastanza per essere stato sollecitato parecchio in un passaggio che ha fatto quando ha parlato del diverso significato dato all'economia rispetto anche alla politica, no? Di questa sottomissione, cioè la riduzione dell'economia tecnica facendola poi uscire dalle scienze umane. Beh, io se mi permette vorrei anche rincarare la dose. E denuncio qua la eliminazione sistematica del pensiero critico dalla scuola italiana. Con le ultime riforme è stato eliminato lo studio del diritto e dell'economia politica in praticamente tutti gli indirizzi di studio, eccetto certi licei dell'indirizzo economico-sociale, dove qualche barlume di Costituzione normativa nazionale eccetera si fa ancora, ma è stato bandito completamente dalla scuola italiana. Quelli della mia età, alla soglia di 60 anni, negli anni 70, gli istituti professionali studiavano per 2 anni diritto ed economia politica, e siamo cresciuti con una coscienza tale da capire che cosa serve per poter andare avanti correttamente, non dico un'azienda, ma perlomeno capendo quando c'è un telegiornale di che cosa si sta parlando. Volevo un parere anche da parte sua su questa fuoriuscita scandalosa del pensiero critico della scuola italiana. Questo, io sono figlio di insegnanti, come ho detto, mio papà era professore di storia e filosofia, mia mamma era maestra elementare, io ho insegnato per un breve periodo, ho insegnato religione in un studio magistrale, quando era materia abilitante, quindi facevo 2 ore a settimana. Che dire, è vero. Sottoscrivo quello che ha detto, come se ripetessi tutto ciò che ha detto il è un segnante? Insegnante. Sì. Immaginavo, per la competenza con cui si è espresso. Aggiungono in particolare, la geografia è stata espulsa, che è un'altra cosa, che è anche geografia economica, era una delle materie che amavo di più, perché metteva insieme la storia, poi imparavi, cioè almeno mi sforzavo di fare, facevo ricerche su tutto perché mi piaceva farle, proprio perché ero curioso degli altri popoli, degli altri costumi. E oggi che il mondo ci viene in casa dovremmo, oltre che essere ben informati attraverso una lettura seria, attraverso fonti giornalistiche affidabili, e dovremmo anche avere una cultura generale che ci aiuti a capire come è fatto questo mondo nel quale siamo immersi, che è diventato villaggio globale. E poi sull'economia propriamente detta, uno degli editorialisti da venire economici è Lugino Bruni. Lugino Bruni è il teorico delle scuole popolari di economia. Lui vorrebbe che se ne aprissero in tutta Italia per insegnare alla gente l'ABC per vivere nel tempo del capitalismo finanziarizzato e contrastarlo non con gli slogan ma con le concrete scelte di vita, quello che un altro degli economisti che scrive su Avvenire, Leonardo Becchetti, chiama il voto col portafoglio da fare. Cioè la gente che impara a scegliere votando col portafoglio ogni volta che va a fare la spesa. Cioè, ogni volta che compriamo una cosa dovremmo sapere
che dobbiamo premiare con i nostri acquisti le aziende che hanno una relazione, ritorno sulla questione, una relazione fertile e rispettosa con l'ambiente, hanno una relazione fertile con la storia di un territorio, ne interpretano quello spartito, secolare spesso, salvando la bellezza di una storia, di una vicenda lunga, hanno una relazione giusta con tutte le persone che sono chiamate a lavorare in quell'impresa, quindi c'è il rispetto del lavoro dell'uomo, c'è il rispetto del tempo della festa, altra questione, riconoscere alle persone il diritto di avere una vita oltre al lavoro e insieme al lavoro, che dà dignità al lavoro ma dà anche il tempo per vivere le relazioni altre fondamentali nell'esperienza di chiunque. Queste sono anche le cose che si potrebbero imparare a scuola con un insegnamento ben fatto. Se la scuola italiana continuerà su questa china, come dicevo, che spella con le materie certamente fondamentali, dobbiamo sapere che probabilmente essere noi, anche come comunità cristiana, a creare luoghi alternativi in questo. So che si stanno armando progetti di diverso tipo in Italia da questo punto di vista. Ad alcuni ho partecipato, mi hanno chiamato per degli incontri all'Atrio, dentro questi processi, da nord a sud, in collaborazione con università di vario tipo, con docenti, con insegnanti degli istituti tecnici, dei licei, di qualunque. Credo che ci sia bisogno di una risposta, io credo molto una risposta civile e civica che parte dal basso. I cattolici in questo paese sono sempre stati capaci di farlo, e se c'è un modo per ricominciare a essere significativi, io credo che più che mai sia questo oggi. Siamo fuori nel decennio della sfida educativa, non può essere solo una declamazione, la colgo questa sua professore come una spinta a incarnarla anche così. Anche con l'avvenire questa cosa. Beh, io cerco di fare, da quando sono direttore ho impostato un giornale proprio su queste tematiche, noi, lo ammetto, abbiamo avuto per anni una, come dire, non era che avessimo una debolezza di linea, perché siamo sempre rifatti al magistero della Chiesa, il grande magistero sociale della Chiesa, però ci mancavano delle penne particolarmente felici per dire delle cose. Ho selezionato e arruolato in massa gli economisti dell'economia civile italiana, di questa grande scuola che nasce, coeva quella di Adam Smith, che nasce da un prete, l'abate Genovesi, e i suoi figli oggi sono Zamagni, Stefano Zamagni, che è il patriarca dell'economia civile italiana, Leonardo e Luigino, i due economisti che ho citato, sono altri due protagonisti insigni, ma ce ne sono anche altri. E credo che ci sia un grande servizio da fare da questo punto di vista. A me conforta questa cosa, quando mi arrivano delle lettere al giornale di gente che, leggendo articoli d'avvenire, ha deciso di mettersi un'impresa o di rilevare, mettendosi in cooperativa con altri, un'impresa nella quale lavoravano che era in difficoltà, e non ho ricevuto vari in questi anni di crisi. E secondo me questi sono semi preziosi, perché diamo le motivazioni giuste o ci sforziamo, ci contribuiamo a dare, non facciamo tutto da soli, non si fa nulla da soli, si fa insieme in tanti modi diversi. Continuiamo a dare le motivazioni giuste perché si resista al disinganno e alla disperanza. Grazie anche di questo approfondimento. Io adesso andrei ai saluti, magari prima di concludere, di dare qualche appuntamento, chiediamo al direttore un piccolo privilegio: cosa c'è in prima pagina domani? Visto che la tecnologia, a parte insomma la battuta, penso che non sia facile in questi giorni scegliere il titolo d'apertura. No, però io l'ho già scelto quello di domani, perché l'abbiamo discusso prima mentre mangiavo un boccone prima di venire qua, perché mi proponevano i miei colleghi capi redattori centrali di Avvenire un titolo che desse conto dei due fatti che sono emersi oggi. Oggi è emerso da una parte l'incapacità ancora una volta dei servizi segreti francesi di far tesoro delle informazioni che avevano raccolto e della polizia di intervenire, perché erano arrivate notizie su uno degli attentatori quello che ha ucciso di padre Jacques a Saint-Étienne di Rouen da parte di fonti investigative turche,
e non sono state valutate appieno. Adesso c'è una guerra, come è già accaduto a Nizza, dove sapete che stanno litigando fra polizia locale e gendarmeria nazionale su chi ha vigilato, non ha vigilato abbastanza, eccetera. Io con una battuta, possiamo drammatizzare un attimo, dico, si vede che sono francesi e non sono italiani, perché se c'è un blocco del centro storico in Italia bastano i vigili italiani a non far entrare nessuno, a rendere la vita impossibile a chiunque. Battuta, non è sempre così e non basterebbe mai questo, però qualche volta bisogna anche alleggerire un po' l'attenzione. Quindi è emerso questo, e dall'altra parte emerge una volontà di reazione, una reazione positiva, lo dice anche la Merkel, lo ribadiscono alcune autorità francesi, lo dicono i portavoce capi della comunità islamica francese, che hanno chiesto pubblicamente oggi a tutti i musulmani di Francia, sono circa 6 milioni, di andare in massa domenica a partecipare a messe nelle chiese cattoliche, rispettosamente ad accompagnare i fedeli cattolici in chiesa per dire: noi siamo un'altra cosa, noi vogliamo vivere insieme in pace. È una lezione anche per l'altra parte del Mediterraneo, dove questo non accade. Io spero che siano in tanti a farlo. Marina Corradi ne scriverà nell'editoriale che pubblichiamo domani, ne pubblico due di editoriali, prima pagina a venire, e il titolo sarà Il segno atteso. Vedremo se sarà così e in che misura, segno atteso. Il secondo editoriale l'ho affidato a Paolo Branca, che è islamologo della Cattolica di Milano, ed è intitolato Le urgenti parole e ragioni invece sulle fatwe che si stanno moltiplicando da parte di dotti musulmani, sono dei responsi giuridici, degli anatemi, che vengono pronunciati sopra fatti rilevanti e dovrebbero indicare la sensibilità islamica rispetto a certe persone. E si stanno moltiplicando quelli che condannano i gesti di terrorismo jihadista. Io sono uno dei fautori di una grande fatwa comune delle massime autorità islamiche. Sogno il giorno in cui lo faranno su questo punto insieme sunniti e sciiti, che sono i primi a farsi guerra fra di loro. Non la consideriamo una guerra noi contro loro, una guerra contro tutti. Dentro l'Islam prima di tutto. Ricordiamoci che questa è la prima guerra civile, la prima guerra mondiale, che non nasce come guerra civile europea, ma come guerra civile islamica che si globalizza. Comincia nel 1991 in Algeria, poi si aggrava con la crisi della prima guerra del Golfo e viene avanti negli anni fino ad oggi. Ma nasce questa guerra con decine di migliaia di musulmani sgozzati da altri musulmani in Algeria. L'abbiamo un po' rimossa, ma questa era la radice vera, profonda. Dentro ci sono i monaci di Tribirini, cioè c'è tanto sangue cristiano qua, però c'è questo, ricordiamocelo sempre. Quindi questi due segni, ma il titolo sarà, quindi, non come si pensava inizialmente, come proponevano i buchi dell'intelligence e la reazione che sta nascendo, ma un titolo che ho scelto, lo vedete, questa è la pagina di domani, perché io posso controllare il giornale mentre viene fatto, anche quando sto fuori, grazie ai potenti mezzi tecnici messi a disposizione dal direttore generale, dal direttore tecnico. È l'ora della sveglia. E un titolo ogni tanto li faccio dei titoli che si sono avvenire. Le falle dell'intelligence, già segnalato il terrorista, la reazione musulmani domenica in chiesa. La Turchia aveva avvisato Parigi su uno degli assassini di padre Amel. La Merkel: reagiamo, ma non cambia la politica dell'asilo. E allora sveglia anche questo, non confondere i carnefici con le vittime. Questa è un'altra cosa che non mi stanco di ripetere. Non confondere quelli che scappano, che fuggono dai persecutori, con le vittime. E se qualcuno pensa di riconoscere un cristiano musulmano al colore della pelle, non ha capito niente. Un'altra cosa che ricordo sempre, non mi stanco di ripetere, soprattutto noi cattolici, dobbiamo ricordare: siamo un miliardo, più di 1,2 miliardi nel mondo, i cristiani sono più di 2 miliardi. Un miliardo sono extracomunitari. Un miliardo di cattolici sono extracomunitari. Europei sono 200 milioni circa. Questa è una cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare. Mai dimenticare. Sono altri titoli, non me ne però c'è quello del Papa, ve lo devo dire. Gettate, c'è la grande fotocronaca da Cracovia, non l'abbiamo mai rinunciato a farla anche nei giorni del sangue versato ultimi, perché non possiamo far commissariare le